Fratelli d'Italia presenta un documento di proposte che possa consentire il regolare svolgimento della stagione balneare 2020. Le parole d'ordine sono contrastare la crisi, prevenire la diffusione del contagio e far beneficiare la popolazione di un bene salutare qual è il mare. Queste le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa. Con grande senso di responsabilità abbiamo il dovere, ormai a 18 giorni dall'inizio della stagione balneare, a sostituirci al governo in qualche maniera in attesa delle linee guida per dare le nostre linee guida. Oggi noi consegneremo questo documento all'assessore Mauro Febo, sono linee guida responsabili che un po' cercano di fare il sunto delle esigenze di tutti i gestori abruzzesi, quindi con molta responsabilità andiamo a dettare quelle che sono le distanze tra un ombrellone e l'altra, tra una fine e l'altra, la gestione delle piscine che per noi rimangono ancora una realtà fondamentale per i nostri stabilimenti, per dare un servizio in più, la gestione ovviamente dei ristoranti e dei vari self che ci sono negli stabilimenti balneari saranno in qualche maniera in linea con quello che accade nella normativa nazionale, però verrà incentivato molto l'asporto sotto le palme, sotto gli ombrelloni, così come si cercherà di incentivare l'utilizzo esterno, visto che ci sono delle quantità importanti di spazi per fare anche cene all'aperto dove si può garantire la famosa distanza sociale. C'è anche un vademecum su quello che come potranno essere utilizzate le docce, i lavapiedi, il parco giochi, penso che quest'anno difficilmente potrà essere utilizzato, così come i campi da tennis, da beach tennis o di pallavolo, anche per quelli che hanno attività professionali, anche lì sta cercando di contemperare le varie esigenze. Ecco, questo è un assunto di un segno di responsabilità che Fratelli d'Italia vuole fare, con molta umiltà ci vogliamo sostituire al governo che ad oggi è inadempiente, ma noi non vogliamo fare una critica, noi vogliamo essere costruttivi perché operatori commerciali che attendono da troppo tempo di poter iniziare oggi sono al palo. Parliamo di circa 700 concessioni regionali, parliamo di un PIL, un fatturato di circa un miliardo e mezzo di euro, abbiamo migliaia e migliaia di dipendenti sia stagionali che a tempo indeterminato e quindi oggi coloro che fanno impresa sul mare, che è una delle grandi ricchezze del nostro territorio, devono avere idee certe per partire perché oramai diciamo il 90° minuto è già fischiato.